è un grande piacere presentare questo libro per due ragioni. La prima perché alla GOG piace ogni tanto realizzare queste presentazioni di libri e di magari anche di dischi, di registrazioni, con finalità ovviamente musicali. E quindi è molto bello che l'editore De Ferrari abbia pubblicato questo piccolo volume, Musica Assoluta, come è chiamato nella lingua italiana, e qui abbiamo Roberto Lara che ha tradotto il libro e Andrea Ottonello che ha avuto negli ultimi anni un ruolo particolare nei confronti di Kleiber, di Carlo Kleiber, e con l'amicizia e la frequentazione di lui sorella Veronica, che ha abitato negli ultimi anni della sua vita a Milano nella casa di riposo di Giuseppe Verdi. Per me c'è un'altra ragione però, che è molto bello appunto presentare una novità letteraria così piacevole, così semplice anche da leggere e così però piena di una pregnanza concreta rispetto al personaggio Carlo Kleiber. Ma mi piace l'idea che si possa pensare a Carlo Kleiber. E nel libro c'è una frase che secondo me è emblematica. Nella storia della musica, dell'esecuzione musicale, più o meno la frase è questa, ma la voglio dire rivissuta. Da me un po' amplificata. Nella storia dell'interpretazione ci sono stati tanti grandissimi direttori d'orchestra, tanti grandi direttori d'orchestra, tanti grandissimi direttori d'orchestra. Poi c'è Carlo Kleiber. Ecco, non so chi devo cedere la parola. Allora, io ringrazio Vito Verona che sta cercando di alzarsi, ma noi lo faremo rimanere qua perché oltre a portarci la vera musica al Carlo Felice ogni lunedì con il garbo che è proprio della GOG, è anche un eccellente musicista, in particolare un oboista, e la figura dell'oboista fa parte del libro. Mi dispiace che non ci fossi tu a Stoccarda, ma poi adesso ne parleremo. E quindi deve rimanere assolutamente qui in mezzo, però è vero, però adesso poi ne parleremo. No, io faccio un po' da trait d'union, nel senso che, ecco, ma voi sentite così? Sì. Ecco, perché secondo me alla fine, se lo proviamo a scrivere questo, così, però si sente meglio. Così si sente? Mi sentite? Perché io poi tendo anche a urlare quando mi infervo, di solito lo teniamo un po' più lontano così. Vicino alla fine è meglio essere. Facciamo un po' di. No. Ok. Va vicino, più vicino è meglio. Più vicino è meglio è. Prova, 1, 2, 3, prova. Mi sentite? SS. Ecco, perfetto. E niente, io mi interessa, vorrei intervenire a questa presentazione come, cioè, con la curiosità di un lettore e magari di un amante della buona musica che già conosce, per averlo almeno sentito nominare, Carlo Kleiber. Cioè, la storia è molto semplice. C'è un eminente politico francese che una sera alla radio ascolta una registrazione radiofonica, evidentemente, no? Dico bene, Roberto, dell'Incompiuta di Schubert, e ha la sensazione di ascoltarla per la prima volta. Questa è una delle cose che si dice subito su Kleiber, cioè il fatto che ti marchia, ti segna un po', per cui poi alla fine ascoltare altre esecuzioni dello stesso pezzo, ahimè, è molto difficile. Quindi voi siete pochi ma a rischio questa sera, no? Perché dopo che avete ascoltato l'ouverture da Fledermaus di Johann Strauss, fatta da Kleiber, sarà un po' più difficile andare a teatro anche oggi a venire ad ascoltare. Ma a parte questo, perché poi le classifiche nelle cose dell'arte lasciano il tempo che trovano, il concetto qual è? Che quest'uomo, che è davvero un politico, io lo dico a prescindere dai partiti, però in Francia hanno un altro concetto della politica, un altro modo di formare i politici indipendentemente dal colore, però Bruno Le Maire, oltre ad aver fatto la scuola nazionale della pubblica amministrazione, credo che si chiami così, l'ENA, ha studiato anche alla Normale, no? Come se fosse stato italiano si sarebbe laureato alla Normale di Pisa, che però è un retaggio, uno dei pochi retaggi buoni di Napoleone nel nostro paese. C'è una cosa che non ci ha rubato ma che ci ha regalato. Tra l'altro nel libro si parla di Napoleone quasi come se fosse un saluto al pubblico italiano, no? Ricordandoci che fu intelligente perché mise il picchetto d'onore quando Haydn stava morendo, no? A Vienna, no?
come se questo bastasse. Vabbè, comunque, al di là di questo, Bruno Le Maire, che fa attualmente il ministro dell'economia di Francia, quindi non è qui con noi, però di ragioni mi ha mandato un messaggio che adesso vedremo, si innamora di Kleiber e da musicofilo decide di, come dire, intraprendere un certo tipo di percorso. Poi chiama Gallimard e pubblica anche un romanzo breve, no? Adesso Roberto Lana, che è un eccellente professore di letteratura italiana ed è molto amato da chi lo segue a Cremona, oltre molto alto insomma nella vita, è un illustre traduttore, ha tradotto da come papà, e anche non dimentichiamoci mai della famiglia, effettivamente, e è il traduttore di fiducia, tra l'altro, di Bruno Mont-Saint-Jean, che è uno dei più grandi registi che si è occupato di musica, cioè ha fatto lui il film su Glenn Gould, su Richter, adesso è in uscita, lo possiamo dire, il film su Rostropovich, quindi insomma li ha scelti anche molto bene gli amici con cui poi... Ecco, fatto anche l'ultimo su Pollini, discusso perché non era tanto d'accordo, dobbiamo dire, poi Pietro lo sa. Comunque, al di là di tutto questo, che cosa succede? Nasce un libro, nasce un romanzo, quindi va preso con questo spirito, cioè un'invenzione ma sostanziata da tutta una serie di elementi molto concreti che stasera cercheremo di condividere con noi. Quindi io vorrei che adesso Roberto Lana ci raccontasse com'è nata poi la versione italiana di questo libro, perché Gallimard è l'editore che conosciamo, come siamo arrivati a Genova e quindi stasera a presentarlo qui insomma alla GOG. Intanto buonasera, grazie dell'invito. È nato grazie a questo piccolo romanzo, questo romanzo breve della versione italiana, è nato grazie proprio a Bruno Mont-Saint-Jean, perché è stato lui una sera, dopo una presentazione di un suo film su Glenn Gould al Consolato a Milano, che a cena mi ha detto: credo che ci sia ancora speranza per il mondo. Perché se un politico arriva a scrivere un libro su Carlos Kleiber, allora forse c'è ancora speranza per il mondo. E la cosa mi ha incuriosito, ovviamente il giorno dopo ho ordinato il libro, l'ho letto, si legge davvero in un'oretta, due orette, si divora, e da lì ho cominciato davvero a pensare a una possibile traduzione italiana. È stata una gestazione molto lunga, a quell'epoca avevo un rapporto, un contratto con una grande casa editrice, col Saggiatore, che però non ha voluto saperne, e così tanti altri editori, grandi e piccoli. È stato un po' come se ci fosse una piccola maledizione attorno a questo libro. Le Maire non era ancora ministro dell'economia, era già stato ministro dell'agricoltura, quindi un uomo di potere, tra virgolette, lo era già stato, e forse era questo che faceva un po' paura probabilmente agli editori, che dovevano correre il rischio di esporsi in un modo o nell'altro, non lo so. Comunque sia, siamo arrivati finalmente, grazie all'intercessione di un piccolo gruppo di sfrenate fan di Kleiber, che hanno davvero accompagnato la vita di Veronica a Milano, e ci siamo mossi tutti quanti per riuscire finalmente a trovare un piccolo editore. Vedete anche voi, ecco, questa è Veronica, e quella rosa che ha in mano è una rosa che è stata fatta ibridare appositamente da un ibridatore di rose trentino, se non sbaglio. No, Veneto. Veneto, è dedicata a Eric e a Carlos Kleiber, e si chiama appunto la Rosa in Cavalier Kleiber. È in vendita nei vivai, insomma. Hai avuto la tua... Sì, sì, sono arrivate varie piante a me, no? E c'è proprio una diffusione di idee, di vivacità attorno alla figura di Kleiber, che va ovviamente dalla musica ai libri, agli eventi, addirittura alla floricoltura. Quando siamo riusciti poi a convincere
senza neanche troppa fatica, a dire la verità. È stato, ci ha accolto subito con l'occhio lungo. Il caro editor Ferrari, l'idea poi era stata quella anche di, era quella di coinvolgere Bruno Mont-Saint-Jean in questa cosa, perché nel rapporto con Bruno Le Maire è sempre stato un po' il trait d'union tra me e l'autore, e quindi abbiamo chiesto la gentilezza a Bruno Mont-Saint-Jean di fare una prefazione, sicuri del fatto che poi fosse una, così, un'aggiunta di qualità e di prestigio al libro. Bruno Mont-Saint-Jean, non so se voi avete mai letto qualche suo libro, visto qualche suo documentario, è un uomo di una cultura davvero sterminata, di una sensibilità incredibile, ma è anche abbastanza puntuto nei suoi giudizi e nelle sue convinzioni. Per esempio, è un uomo che adora passare col rosso. Adora. È molto italiano in questo. Ma lo, è diverso, cioè lo fa proprio. È una, il rosso è una limitazione alla sua libertà. È una cosa dove è davvero un personaggio strepitoso. E nella sua prefazione voglio proprio leggervi un pensiero che ha avuto, quello che vi dicevo, che l'idea che se un ministro arriva, se un uomo politico arriva a fare questa cosa, c'è salvezza per il mondo, perché gli uomini politici francesi non brillano solitamente per sensibilità musicale, almeno fino ad ora. Adesso c'è un presidente che è addirittura diplomato in pianoforte, l'hanno visto al Festival di Salisburgo, insomma, stanno cambiando le cose. Ma dice, in Francia, cioè, se interroghiamo i politici che hanno fatto la storia recente d'Italia, probabilmente confesserebbero la loro preferenza per il cinema. In Francia, con Charles de Gaulle, Georges Pompidou e Mitterrand, la predilezione artistica del paese è con ogni evidenza la letteratura. La musica, apprezzata più per il rumore che fa che per se stessa, è invece praticamente assente. Sarebbe sufficiente controllare i programmi musicali delle feste presidenziali, vi si troverà solo la musica leggera più sconfortante. Dubito che Nicolas Sarkozy abbia mai dato importanza alla differenza tra la musica di Mozart e quella di sua moglie, Carla Bruni, né tra l'esile filo di quest'ultima e il raffinato splendore di quella di Elisabeth Schwarzkopf, della quale, si è detto en passant, potrebbe anche non aver mai udito il nome. Questo è per introdurvi l'ironia con cui Bruno Mont-Saint-Jean ha fatto l'intera prefazione di questo libro, e la serietà anche invece con cui ha lavorato a tutto questo progetto, con una, e poi ridò la parola ad Andrea, con una piccola coincidenza. Le coincidenze spesso sono inutili, però fanno sempre pensare. Carlos Kleiber ha un padre importantissimo. Sappiamo tutti, vive un po' all'ombra di questo padre, c'è forse un complesso mai risolto, no, nei confronti del padre. Questo padre muore il 27 gennaio, che è la data di nascita di Mozart. Mozart muore il 5 febbraio. Bruno Mont-Saint-Jean è nato il 5 febbraio e nella sua biografia scrive: sono nato il 5 febbraio, morirò un 27 gennaio. E il 27 gennaio quindi sarà la data, vedremo se Bruno Mont-Saint-Jean avrà ragione, da qui a 100 anni, la data che coincide con la morte di Erich Kleiber. Un'ultimissima cosa che mi emoziona ancora adesso, se ci penso, io e Andrea abbiamo tenuto in mano il telegramma, se ti ricordi, con cui la mamma di Veronica e di Carlos aveva annunciato la morte del padre,
tre parole: Papito is dead. E questo Papito era una cosa che sì, è una cosa sì, sì, perché Veronica, i Cliver sono sempre stati dei raminghi, cioè c'è da dire questo, così cominciamo a raccontare insomma, un po' rapidamente quella che è la storia della famiglia. Allora, i Cliver, perché questa è una cosa molto dibattuta, non erano ebrei. Erich Kleiber non se n'è andato dalla Germania perché come tanti, ahimè, perché la famiglia era ebrea, non erano ebrei. Veronica diceva sempre: per noi essere ebrei era un segno altissimo di onore che purtroppo noi non abbiamo avuto. D'altronde il cognome, cioè non c'è nessun tipo di nessuna ascendenza, questo è un grosso equivoco, perché anche il biografo, anche Alexander Werner, che per primo dopo la morte di Carlo Kleiber ha pubblicato la biografia, dava questo come scontato perché non aveva verificato bene le fonti. Poi ha mandato il libro a Veronica gliel'ha mandato indietro, tra le altre cose della sua vita faceva anche traduzioni, revisioni di libri, insomma una donna che parlava 6-8 lingue perfettamente, e tra l'altro con questa pronuncia che sembrava era incredibile, perché sembrava proprio la sua, parlava in tedesco, diceva madrelingua tedesca, parlava spagnolo, sembrava che fosse la sua lingua, ma perché? Perché i Cliver poi se ne andati semplicemente per una questione di principio, sembra incredibile. Erich Kleiber era il direttore dell'Opera di Stato di Berlino, giusto? Di Opera di Stato, all'Opera di Berlino, ma poi c'era a Berlino. Se ne sono andati quando loro avevano tipo 5-7 anni, perché avevano cominciato a capire che non c'era più, come dire, dovevano ricare dritto, in teatro bisognava fare come avevano fatto. Erich Kleiber, grande amico di Alban Berg, diresse la prima del Wozzeck, figuriamoci, quindi lettere dei gerarchi nazisti cominciavano a dirgli: guarda che stai dirigendo la musica sbagliata, cioè quelle cose molto sottili che poi quando ti trovi in casa, raccontava anche Veronica, che poi lei quando tornava a casa la pedinavano, cioè era un ambiente abbastanza inquietante, non avevano niente da temere, cioè non sarebbero mai andati in campo di concentramento, bastava che rigassero dritti però. Quindi il padre ha preso armi, bagagli e burattini, come si dice, e si è trasferito in Sud America, dove ancora adesso ci sono delle statue nel camerino del direttore d'orchestra del Teatro Colón di Buenos Aires, che deve tutto a Erich Kleiber, perché Erich Kleiber è anche un grande preparatore di orchestra. C'è una targa con una sua foto che dice: la routine e la improvvisazione sono le nemiche della musica, che è una cosa che tutti i grandi direttori quando vanno a Napoli vedono. E quindi loro hanno passato tutta una parte della loro vita in Sud America, hanno fatto le scuole in Cile, tra l'altro io avevo messo qui anche un paio di fotografie di cui poi si parla nel libro, che sono queste qua. Questa è una foto di Carlos e di Veronica Kleiber quando erano piccoli, con i loro libri, insomma con le loro cose, mentre questa invece è una foto di cui si parla poi nel libro, insomma ne parleremo. E poi io sto divagando, quindi mi sono già perso in realtà, cioè, spero di raccontare soprattutto insomma, ecco, i Kleiber come famiglia assolutamente raminga, no? Quindi hanno ritrovato una loro casa in Sud America, poi che cosa succede? Dopo la guerra tornano in Europa. Erich Kleiber diceva di essere viennese, diceva una cosa che piacerebbe molto ad Alexandra, alla fine mi raccontava spesso Veronica, vengono ancora i brividi, cioè poi, perché le radici poi sono molto importanti, no? Perché Erich Kleiber era viennese, era austriaco, non era tedesco. Dice che ogni tanto mi raccontava Veronica che parlavano, no? Perché poi Carlos ha seguito la sua strada, Veronica è rimasta poi con il panzo, ma l'ha seguito finché poi non è morta all'improvviso. Dice che ogni tanto lui si girava verso di lei quando aveva nostalgia di casa, magari in Sud America, la guardava e diceva: beh, in fondo dove dirigo io è sempre Vienna. Cioè alla fine portava a Vienna la musica, viene sempre nel cuore, questa è una cosa molto bella che poi si percepisce anche. E poi naturalmente muore all'improvviso a Zurigo, tra l'altro adesso sia Erich sia la Ruth, questo è un grande equivoco, perché da buon marito Erich Kleiber aveva sempre delle varie questioni, ogni tanto aveva delle discussioni con la suocera. La moglie di Erich Kleiber si chiamava Ruth Goodrich, lavorava all'ambasciata americana a Buenos Aires. Si conobbero perché lei andava con un suo spasimante al Colón a fare complimenti al direttore d'orchestra, che era Erich Kleiber, e lui dice: bene, se volete allora possiamo andare a cena fuori. E lo spasimante della futura moglie di Erich dice: no, bene, andiamo. Dice: no, guardi, lei no, solo la signora.
E Veronica raccontava spesso, ha raccontato anche varie interviste che sono delle quelle teatrali, che poi quella sera sulla tovaglia del ristorante, anzi sul tovagliolo al ristorante, Eric Kleiber fece per la futura moglie, di cui si era un colpo di fulmine, il disegno, il progetto della piantina della casa di Berlino dove sarebbero poi andati a vivere. Disse: guarda, quando io avrò costruito la casa anche per te, questa sarà la tua stanza, ti manderò i biglietti per il piroscafo da Buenos Aires e tu verrai a Berlino e ci sposeremo. E lei ha accettato. Cioè, cose veramente da altri tempi, ma ha accettato perché era innamorata. Cioè, sono stati per tutta la vita una famiglia meravigliosa. E Veronica chiedeva sempre: mamma, ma come caspita è possibile che tu sia riuscita, no? Dice, non lo so, era un uomo a cui era impossibile dire di no, io devo dire, quindi alla fine andò così. Quindi poi Berlino e poi tutte le varie storie che forse avevo modo di raccontare, del rapporto molto difficile tra Eric Kleiber, direttore d'orchestra di fama mondiale, e il figlio che vuole poi a un certo punto intraprendere, no, la stessa strada. Insomma, poi il complesso di Edino, cioè sono molte storie, però credo che per cominciare a parlare effettivamente del libro la cosa migliore da fare adesso sia ascoltare la presentazione di, che sono un paio di minuti, in cui Bruno Le Maire saluta il pubblico italiano, cioè evidentemente fa il ministro, quindi ha cose più importanti da fare, però ovviamente sa di tutta questa storia. Allora l'ascoltiamo un attimo, vediamo se... Bonjour à tous. Je sais que ça peut vous paraître surprenant d'avoir un homme politique, ministre de l'économie et des finances, qui a écrit un livre sur la musique et sur un grand chef, Carlos Kleiber. La raison est simple, je suis passionné de musique classique, et je suis tombé un jour à la radio dans ma voiture sur un enregistrement de la symphonie inachevée de Schubert, jouée par Carlos Kleiber. Et j'ai cru que je n'avais jamais entendu cette symphonie avant de l'avoir entendue interprétée par Carlos Kleiber. Je me suis dit, mais qui est ce chef? Quelle est son histoire? D'où vient-il? Comment est-ce qu'il a pu renouveler à ce point notre écoute de la musique classique? Et c'est ce que je raconte dans ce livre « Musique absolue »,« Musica assoluta » qui vient d'être traduit en italien. Je suis très heureux que mes amis italiens puissent avoir accès à ce livre et surtout à l'œuvre et à la vie de Carlos Kleiber. J'ai été très honoré que Bruno Monséjon, qui est probablement un des plus grands musicologues français, qui a connu, aimé un nombre très important d'interprètes, ait accepté de préfacer ce livre et d'apporter son regard personnel sur Carlos Kleiber. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cette soirée de lancement. Vous souhaitez une très bonne lecture de ce livre. Il y aura d'autres livres sur la musique, d'autres livres sur les interprètes, dès que, avec la politique, j'aurai un tout petit peu plus de temps. Bonne lecture à tous et bonne soirée à chacun. Alors, c'est l'audio leggermente salato. Però, insomma, la mia idea personalmente non conoscevo Bruno Le Maire, a sentirne parlare, fa abbastanza impressione, insomma, persona a posto, presenta molto bene, insomma, quindi la scuola Lena forse dovremmo anche importarla in Italia, ecco, effettivamente. Allora, parliamo del libro. Il libro è un romanzo, ma si basa ovviamente sulle ricerche che ha fatto Bruno Le Maire, quindi vorrei chiedere adesso a Roberto Lana di cominciare un po' a raccontare quello che succede nel libro e poi, insomma, lo commentiamo, anche perché poi c'è di mezzo questo famoso boista per cui ho ottenuto, vedo, che si preoccupa, che si preoccupa. Allora, il romanzo parte da una vicenda che è reale, cioè c'è un giornalista che è l'alter ego dell'autore, che in macchina ascolta, questa volta non l'incompiuta di Schubert, ma la settima di Beethoven, rimane sconvolto, torna a casa e, come probabilmente ha fatto Bruno Le Maire e tanti altri, una volta arrivato a casa comincia a fare ricerche, a guardare in internet, ad acquistare tutti i dischi, tutti i pochi DVD che ci sono, insomma, e le biografie poche, anche queste, disponibili. Fino a che, nella finzione letteraria, incontra un violinista che è un'assoluta creazione letteraria, non esiste, questo Nikolaus, che è violinista dell'orchestra di Stoccarda. Questo violinista vive insieme al violinista,
vive insieme al suo compagno oboista, ormai a Roma. Però è una serata di coincidenze, insomma. Vive a Roma nell'hotel Hassler, e anche questa è nella finzione letteraria una bellissima coincidenza, perché l'hotel Hassler è l'hotel nel quale vive il protagonista di un romanzo di Thomas Bernhard, Marau. E Thomas Bernhard, anche lui, ha scritto di musica, bellissimo romanzo, Il soccombente, su Glenn Gould, che ancora una volta ci riconduce a Mont Saint-Jean e che ancora una volta ci riconduce a Richter, che è l'altro autore dell'esergo che c'è all'inizio del libro, che recita: un tale titano è così poco sicuro di sé. Questo lo scrive proprio Richter nei suoi diari. Richter con Kleiber aveva inciso il concerto di Dvorak, del quale nessuno dei due era soddisfattissimo. Richter ricorda che erano eccessivamente nervosi entrambi, e che insomma la registrazione è stata fatta bene, ma non ha soddisfatto nessuno dei due. Però questo per dire come tante cose, tanti fili si legano attorno a questo libro. Il romanzo è semplice, c'è una lunghissima intervista, in realtà è un lungo monologo di questo anziano violinista che comincia ormai ad essere anche attaccato dalla malattia del morbo di Alzheimer, e che comincia a perdere un po' di lucidità, a volte ripete le cose, a volte le smentisce, a volte... questo perché le fonti su Kleiber sono pochissime, e quindi è stata un po' una sfida scrivere questo libro, e questo è stato una possibile scappatoia, diciamo, alla ricerca inutile di una fonte così assolutamente corretta. C'è una cosa che vi volevo leggere, dice Nikolaus, parla Kleiber a Nikolaus, che è il violinista, dice: Nikolaus, non voglio più vedere il mio nome o la mia faccia stampata da nessuna parte, non lo sopporto più. Questo probabilmente cerca di spiegare un po' l'attitudine che ha sempre avuto Kleiber, no? Di sparire, di servire la musica, no? Non so come dire, di mettere la musica assolutamente al primo posto, un po' al contrario di quello che faceva, se vogliamo, anche con risultati assolutamente incontrovertibili, von Karajan, che era un protagonista. Ci sono anche qui con Richter delle pagine divertentissime su come Karajan si atteggiava nelle copertine dei dischi, no? Ma a parte questo, la volontà di sparire di fronte alla musica, di servire la musica in maniera totale, lo notiamo in due cose in questo libro. Uno è un aneddoto che è reale: quando dirige per la prima volta nel 1954 il Gasparone, giovanissimo Carlos Kleiber, non ha il coraggio di mettere in cartellone Carlos Kleiber, per tutta una serie di motivi, per evitare, diciamo, le maldicenze, no? Dirige perché è figlio di Kleiber, eccetera, quindi si firma in cartellone Carlos Keller, e quindi si nasconde dietro la maschera. E poi, se vogliamo proprio vederla tutta, questo Keller, la signora,
cosa significa in tedesco? Cameriera. Cantina. No? Quindi sembra, è uno psicologismo un po' veramente da quattro soldi, ma sembra proprio voler nascondersi ancora di più, no? Scegliere un nome che sia un nascondiglio. E questo è un po' uno dei filoni che attraversa un po' il libro, cioè la volontà di mandare la musica avanti, di mettere la musica prima del personaggio, prima del direttore, ed è una cosa che credo che sia fondamentale nell'ascolto di Kleiber, che ancora una volta lo accomuna tantissimo a Richter. Adesso non so perché questa sera ho questo rimando, perché ti sei occupato del libro. Sì, e poi mettendo avanti la musica prima di tutto, poi questi due incredibili musicisti sono stati tra i pochi ad avere un suono assolutamente riconoscibile, quindi hanno davvero servito la musica cercando di mettere davanti appunto l'arte, e poi in realtà riescono ad essere riconoscibili lo stesso attraverso il loro suono, quindi questo è. E una cosa che volevo ancora, e dopo ripasso la parola rapidissimamente ad Andrea, c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo quando ho letto il libro e quando ho ascoltato poi le esecuzioni di Kleiber, e era un distributore di stupore continuo. Ci sono diverse registrazioni dal vivo in cui alla fine delle sinfonie, alla fine dell'opera, il pubblico rimane quasi sbigottito, non sa cosa fare, e ci sono davvero le registrazioni che non mentono, in cui si sentono due o tre applausi timidi, come se davvero fossero assolutamente storditi, e poi parte l'ovazione e c'è un piccolo passaggio in cui il giornalista chiede a questo vecchio violinista un po' burbero anche quale è la registrazione preferita, la sua registrazione preferita. Lui si arrabbia, dice le classifiche sono delle cose terribili, però racconta un episodio e dice Carlos non suonava la tempesta, parla della sesta di Beethoven, Carlos non suonava la tempesta, Carlos era la tempesta, la sua orchestra era imprigionata nella tempesta e cercava di liberarsi, all'improvviso Dieter, che è il compagno, e il mio dolore erano spariti. Quel giorno, ascoltando Carlos, capii che la musica era l'inquietudine e la risposta a quella stessa inquietudine, l'una e l'altra insieme, indissolubilmente legate. Mi raccomando, ascolti il disco fino alla fine. Il pubblico in sala non riesce a comprendere ciò che ha ascoltato. All'ultima battuta non applaude, resta muto. Si sente solo il rumore di fondo del microfono. Soltanto dopo parte qualche applauso, qualche timido applauso. Poi ancora una pausa e la sala esplode in una lunga e rumorosa ovazione. Monaco, 7 novembre 1983. Sinfonia numero 6 di Beethoven, detta pastorale. Voleva chiedermi qual è la mia registrazione preferita di Carlos Kleiber. Ecco, adesso ha la sua risposta. Allora, è vero che curiosamente Kleiber diresse solo una volta la pastorale di Beethoven, perché adesso è difficile fare un riassunto un po' di quella che è la sua biografia, però in sintesi, un grosso complesso di Edipo, insomma, accertato, papà che muore. Da questo punto di vista, fortunatamente per lui, perché a quel punto le ali da tarpate che erano, come dire, prendono, spiccano il volo, repertorio ridottissimo, pochissime registrazioni, che attinge strettamente a quello del padre, che viene ulteriormente ridotto, cioè il padre dirigeva quasi tutte le sinfonie di Beethoven, Kleiber ne dirigeva 5.
le opere, ad esempio Nozze di Figaro, che Kleiber aveva fatto magnificamente, non vengono fatte perché il padre le faceva e sono ancora oggi probabilmente l'incisione di riferimento. Quindi dirige sulle partiture del padre, annotate dal padre, raccontava in un'intervista di qualche anno fa a Bado, che quando Bado dirigeva la Scala, Kleiber, erano molto amici, andava a trovarlo e diceva: guarda che qui mio padre nel Bozze, che lui non ha mai diretto, che si riteneva meglio, faceva un'altra cosa, quindi scusa se te lo dico, ma tu qui dovresti fare un ritardando, perché c'è scritto ritardando, quindi figuratevi, sono un po' personale. Repertorio ridottissimo, concerti ridottissimi, cioè negli ultimi anni, Kleiber l'ultima volta in pubblico ha diretto 8 anni prima di morire, quindi potete immaginarvi che cos'era alla fine, diventa un mito. Karajan, eh sì, di Karajan che diceva: Kleiber dirige quando ha il frigorifero vuoto. Ma è vero, prendeva dei cachet mostruosi, ma è sempre stata la persona meno venale tra i direttori, insomma, lo star system, come si dice oggi. Dirigeva veramente quando aveva il frigo vuoto. Nell'ultimo concerto il suo cachet fu un Audi super accessoriata, che poi lui utilizzò per andare praticamente a lasciarsi morire in Slovenia, perché Kleiber si sposa anche abbastanza giovane con una ballerina slovena, Stanislava si chiamava, e con la quale poi si riconcilia negli ultimi anni della sua vita. Lei era slovena, era una casa di campagna in un paesino dove lui diceva: neanche i miei fan giapponesi riusciranno a trovarmi. Al suo funerale c'erano tipo 20 persone, una roba del genere, di cui 3 preti, quindi era... va con questa automobile, va effettivamente, faceva avanti e indietro da Monaco, dove viveva, con la Slovenia, dove poi decide di andare a morire da solo. Cioè, ripeto, la sua massima era quella di non lasciare traccia nella vita. Io ne ho parlato molte volte con Veronica, insomma, con la sorella. Però nella prima fase della sua vita invece spicca effettivamente il volo, e lo fa in una maniera assolutamente straordinaria. La fonte principale di questo libro sono, per nostra fortuna, delle prove di una overture dal Freischuss, cioè dal Franco Cacciatore di Weber, e l'overture del Pipistrello di Johann Strauss, che Bruno non era visto e probabilmente ha imparato a memoria, e che io ho portato qui perché credo che a questo punto, insomma, chi non conosce la curiosità di andare a vedere cosa succede, è molta, no? E molte scene, molte battute di queste prove che noi adesso vediamo rapidamente sono ovviamente contenute nel libro. Tra l'altro, se non sbaglio, adesso spero di trovarla, ma una delle primi desiderata di Kleiber nell'overture della Fledermaus di Strauss riguarda l'Obo, e quindi adesso poi chiameremo in causa anche lo staccatissimo. E scusate, la cosa importante che non abbiamo detto è che queste prove sono fondamentali perché Kleiber diventa Carlos Kleiber a Stoccarda, questa orchestra che non era un'orchestra di primo ordine, no? All'inizio voi vedrete questi tedesconi che lo guardano come se fosse un mezzo marziano, che sceso sulla terra non si capisce esattamente da dove, no? Poi alla fine, a furia di solleticarli, di ingraziarseli, cioè proprio un'opera di seduzione straordinaria, ma non fatta ad arte, cioè fatta proprio per la musica, no? A proposito di quello che diceva Roberto Lana prima, una delle cose più belle che mi è stata detta su Kleiber è di uno, un grande italiano che fa grande il nome, insomma, degli strumentisti italiani, si chiama Marco Postingel, che è il primo fagotto dell'orchestra sinfonica della Radio Bavarese, che è l'orchestra che Kleiber ha amato di più nella vita, è quella con cui ha litigato meno, in buona sostanza, e con cui ha diretto anche gli ultimissimi concerti. E lui diceva, mi ha detto, la cosa più bella, dice, io notavo anche nelle locandine dei concerti, che voi quando trovate il Kleiber che dirige troverete sempre scritto Beethoven grande e Kleiber più piccolo, sempre. Non c'è un'eccezione se andate a vedere, mentre a parte Karajan, ma troverete sempre il grande nome, no? Perché ormai c'è un po' la globalizzazione dell'interprete, con Kleiber questo non succede mai, nonostante poi si andasse per lui fondamentalmente. Allora vediamo che cosa combina. Allora, qui ovviamente io adesso cerco di... Fledermaus. Ecco. Giovane, nel libro... ...per paragona, e devo dire in maniera molto efficace, questo Kleiber qui a Marlon Brando, cioè il fascino di Marlon Brando giovane, perché qui ovviamente c'era un'energia, insomma, però a questo punto io vorrei chiamare... Allora, intanto bisognerebbe capire che
i direttori normalmente queste, ma qui siamo solo all'inizio, che poi la prova del genere, lui comincia a dire ah qui c'è una donna, bisogna sedurla, però non dovete essere troppo efficaci, insomma, cioè, tutta, cioè lui raccontava delle favole sostanzialmente, cioè ad esempio l'idea di abbinare, no, all'inizio quando lo vuoi fa ti ri ri, l'idea di una cosa un po' che dice no, di nuovo queste prove, no? Cioè, poi ti si, cioè io non so come reagisce, voglio dire, poi dice come, come la vedi questa, insomma. Ma lui secondo me aveva sì tutti questi caratteri, queste, ma questo da questo punto di vista era anche più divertente lo Stropovich per l'immaginazione. Quello che a mio parere c'è da dire di Kreiber è che Kreiber ha veramente diretto col corpo, e lui aveva secondo me un corpo bellissimo per fare il direttore d'orchestra, pur non essendo né tanto alto come poteva essere Furtwängler, né basso come poteva essere Toscanini, ma lui aveva un corpo che era assolutamente elastico e i suoi gesti erano la descrizione della partitura. In generale i direttori d'orchestra devono usare il corpo per trovare delle formule tecniche, il battere il tempo, immaginare di dare il senso del forte o della dinamica, se suona più forte, più piano, allargare per avere un crescendo. Kreiber non fa mai niente di tutto questo, non ha mai fatto questo, non lo fa mai, lui dirige con un'energia incredibile e il movimento delle sue braccia sono il significato non solo del suono, ma del peso della musica in quel preciso momento. E questo è la cosa per cui è vera quella affermazione che c'è nel libro, che ci sono grandissimi direttori e poi c'è Kreiber, perché non ha niente in comune con, per certi versi, scusate, per esempio prima Andrea diceva che lui dirigeva un piccolo repertorio, in realtà conosceva tutto, vabbè, perché aveva diretto tutto nella vita prima che morisse il papà, ha diretto tutto, lavorava tantissimo e non ha lasciato, sì, qualche cosa si trova di questa registrazione, però dopo nella parte finale della sua vita lui ha comunque molto perfezionato questa tecnica del corpo e secondo me era veramente impressionante. Io ho avuto la fortuna di lavorare, di essere lì seduto in orchestra con lui davanti a pochi metri dalla scala e faceva impressione, perché era così come in questa prova, parlo del 78, Tristano, il Tristano del 78, e lui era così, lavorava così, sudava, non sudava, gridava, stava zitto, faceva questa. Io so che c'era un coinvolgimento che faceva spavento nell'orchestra, no? E lui era gentilissimo, chiedeva continuamente, ma me, io suonavo nell'altra opera con uno che era una bestia rispetto a lui, un asino totale, a me sembrava di passare dalla mia produzione che facevo Britten, andavi in orchestra a Tristano e dicevo, madonna, cioè era veramente pazzesco, perché ogni nota era descritta dal suo corpo, ma descritta, non so se posso spiegare, se potete capire, i movimenti del corpo erano, non erano movimenti per fare bella la musica, oh che bel gesto, tutte queste cose, ha detto, ha un gesto meraviglioso, lui non aveva un bel gesto, lui aveva un gesto sublime, cioè perché era la musica vera, era solo questo. Se guardate qualche cosa, ne vediamo ancora, c'è una cosa che io suggerisco a tutti di andare a vedere, è facilissimo, ed è, no, non ce l'avevo chiesto prima, è una settima di Beethoven che lui dirige a Concertgebouw, è un concerto dal vivo, si trova in YouTube senza nessun problema, e c'è tutta, e lui arriva direi 10 anni prima di morire, quindi è maturo, completo, e dirige, se guardate l'ultimo movimento, non potete immaginare che un corpo umano abbia quella forza e quel vigore, e l'ultimo movimento è quello che ha fatto dire a Wagner che era l'apoteosi della danza, no? Questo pezzo, e lui dirige questa cosa, e mentre dirige riesce lo stesso a far segno alle trombe, guarda me, così li fa, perché hanno avuto una piccola esitazione, che invece comunque gli fa così, intanto va avanti, con un'energia pazzesca, ma fa questo. Colgo l'occasione per dire che queste stesse parole sono l'inizio del libro. Sì, sì. E non poteva saperlo. Ah, sì, no, io non mi devo ricordare. È,
è davvero incredibile come all'inizio dell'intervista, questa intervista di finzione, Nikolaus dice: lui sì che era un genio, e faccia uno sforzo, se lo mette bene in testa, altrimenti tanto male interrompere subito la nostra intervista. Non ho più l'età per ripetere 15 volte le stesse cose, continua a fracassarmi le orecchie con gli altri direttori d'orchestra, è da un'ora che mi recita come se non li conoscessi. Sappia che li conosco 100 volte meglio di lei, hanno diretto a 2 metri dal mio zio. Li guardavo di sbieco, dovevo loro obbedienza. Certo, hanno un po' di talento, ci sanno fare, ma solo lui era un genio. E credo che avrebbe potuto scriverlo lui. No, volevo fare una domanda, così raccontiamo anche un altro aspetto, perché questo mi incuriosisce molto, però solo tu puoi darci una risposta. Cioè, vorrei capire fino a che punto Bruno Lemaire si è messo a studiare, no? Perché qui parla del problema dell'oboe, no? Allora parla del tuo studio, dice: torniamo all'oboe, almeno ha presente la forma di questo strumento, altrimenti non riuscirà a capire nulla. Qui è il violinista che si rivolge al giornalista, che poi è Lemaire. È uno strumento ingrato, l'oboe, ingrato e traditore, peggio del violino. Delle lamelle di canna sagomate male, un'ancia fragile e il suono non vibra come dovrebbe. Così, prima delle prove, li può vedere, gli oboisti, prendersi cura del loro materiale con la maniacalità del pescatore alla mosca. L'ho trovato bellissimo questo paragone, tra i pescatori in effetti si preparano, dico, mannaggia, già oggi devo pescare assolutamente, se no non si mangia. Sagomano l'ancia con una lama da rasoio, limano la canna liscia, verificano il perfetto allineamento delle lamelle. In concerto potrà vedere, e si vede nelle prove, potrà vedere che gli oboisti passano il loro tempo a inumidire freneticamente l'ancia del loro strumento come se ne andasse della loro vita. Un decimo di secondo prima che il direttore d'orchestra dia loro l'attacco, sporgono le labbra per ingoiare le due lamelle per intero. Poi dolcemente da questo loro succhiare ottengono un suono limpido che sovrasta allegramente le linee degli altri strumenti. Se tutto va bene, per non parlare delle questioni igrometriche, insomma, eccetera, eccetera. E così effettivamente ha studiato. Sì, sì, vabbè, questa è una cosa che si vede, chiunque osserva, cioè, un oboista solare, sì, 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 sì. E purtroppo gli oboisti diventano vittime di questa mania dell'ancia, no? E ora è chiaro, anch'io ho passato gli anni a spiegare ai miei allievi che non dovevano diventare schiavi delle ance, e è vero, bisogna conoscere una tecnica di costruzione, tutto qui. Detto proprio molto seriamente, e la tecnica di costruzione c'è ed è spietata, e l'intervento dei coltelli, dei rasoi su questo piccolo pezzettino di canna può essere davvero determinante in bene o nel buttare via tutto, ma bisogna sapere, bisogna conoscere, e ci sono dei sistemi, generalmente gli oboisti non conoscono niente di questo e vanno a naso, no? E commettono prevalentemente un errore, e cioè i loro interventi che fanno nella costruzione o nell'aggiustare o tentare di migliorare, li fanno toccando troppi punti, per cui quando provano l'ancia non sanno poi se l'intervento migliorativo, qualora fosse migliorativo, è dovuto aver toccato in mezzo o a destra o a sinistra, perché hanno toccato un po' qui, un po' là. E infatti io dicevo sempre ai miei allievi: dovete toccare una cosa e provare, ma una cosa, perché non capirete mai. E ho visto tanti bravi oboisti che oggi lavorano in posti importanti che magari non capivano o che capivano, e poi quelli che hanno capito hanno fatto prima di arrivare a una soluzione accettabile, però sono cose che succedono. Io ricordo sempre un particolare delle ance. Il mio collega della Scala, che suonava a Tristano, io non suonavo a Tristano, io suonavo l'opera di Britten nell'altra produzione, e il mio collega, ma io andavo sempre a sentire le sue prove perché era troppo bello, e lui, mi ha dato il permesso di andare, gliel'ho chiesto, e allora dice: oh, l'oboista, diceva così, vabbè. E vabbè, ma questo è un aneddoto. E lui mi diceva che a ogni prova lui buttava via l'ancia, perché gli sembrava che si fosse consumata dalla fatica che faceva suonare come voleva questo disgraziato, mi diceva, no? In realtà, che non fosse esagerato. Sentiamo andare a occuparsi, insomma, di autori del concerto. Il libro alla fine è tutto qui, insomma, ci sarebbero molte altre pagine.
però racconta, insomma, è un romanzo che racconta un po' la storia, la parabola di quest'uomo che una volta, che qui parla di nuovo dello staccato, una volta conosciuto, insomma, difficilmente si riesce a separarsene. Il problema, tra virgolette, poi per chi viene poi colpito da questa sindrome di Clara, è poi che effettivamente, vi assicuro, che nel momento in cui voi andrete a vedere il Pipistrello a teatro o andrete stasera a cercare su YouTube il Pipistrello fatto al concerto di Capodanno a Vienna, sentirete gli altri e sembreranno, ahimè, una copia opaca, sbiadita di quello che c'è qui. C'è una cosa fatta, io adesso non è inutile stare a fare i nomi, qualunque nome va bene, per cui è questo un po' il problema, tra virgolette. Quindi se non volete, insomma, il discorso è questo, Kleiber ha, cioè porta con sé un po' questa istanza, cioè che una volta che, e succede con pochi artisti, insomma, se ci pensate, una volta che lo si conosce, per fortuna ha diretto poco, quindi ha tolto insomma, la nona di Beethoven non l'ha fatta, insomma, l'aveva fatta il papà, e quindi ha detto giustamente no, arrivo fino alla settima, poi mi fermo. Quindi niente, a meno che non ci sia qualcuno che fare delle osservazioni, cose, io direi che forse potremmo salutarci. Tu cosa dici, Pietro? Volevo salutare con due righe proprio, che credo che siano una buona chiusa. Dice: a Berlino registrò l'ottava di Schubert, partendo così dolcemente che anche tendendo l'orecchio durante le prime 20 battute era impossibile per un orecchio normale sentire alcunché. In studio un ingegnere del suono della Deutsche Grammophon gli chiese di ripetere la registrazione. Rispose: perché? Per riuscire a sentire, maestro. Ma appunto, io non voglio che si senta, almeno all'inizio voglio che si tenda l'orecchio e che non si senta nulla, come un uomo svegliato in piena notte che si mette in ascolto per trovare il ladro. Bisogna far paura, creare della suspense. Aveva il senso del silenzio, come un regista il senso del nero. Avrebbe potuto filmare la notte, suonava il silenzio. È vero, è vero. Va bene, grazie.